Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buon pomeriggio. Oggi facciamo una riflessione sulle competenze che sono necessarie, che possono essere necessarie per avviare una nuova impresa. Beh, sicuramente non sono poche e al di là di tutta la volontà di poter rendere più semplice l'apertura di una nuova impresa, molto probabilmente il percorso da questo punto di vista è ancora particolarmente lungo. Quale può essere il gioco da utilizzare come metafora per la creazione di un'impresa? Beh, il puzzle, nessun dubbio. Il puzzle può essere il gioco che può sicuramente essere espressivo e metaforicamente utilizzato per poter così riferirsi all'apertura di una nuova impresa. A questo punto, così, in presenza di una forte convinzione, no, sull'opportunità di creare un'impresa, vanno smarcati alcuni aspetti, non ultimo appunto definire e ricognizzare le competenze necessarie. È chiaro che insomma la prima fase è quella dell'idea, no, la generazione di un'idea che magari in logica di schiocco di dita fa partire un'impresa, ma appena dopo bisogna impostare e comprendere bene il discorso delle competenze. Si apre quindi un dibattito tra almeno due distinte correnti di pensiero, con la prima, che potremmo anche definire pragmatica, si prende atto di possedere alcune abilità di fondo. Le stesse sono necessarie per avviare un'impresa, orientarne il percorso, crearne i presupposti per una sana crescita e un importante sviluppo. Beh, qualora non si disponessero, ci si dovrà adoperare per acquisirle in maniera veloce. Con la seconda corrente di pensiero, che chiameremmo un po' più idealista, l'imprenditore non intende contaminare il suo pensiero con altre eventuali abilità, magari propedeutiche al buon funzionamento dell'azienda, ma che tuttavia rischierebbero di deconcentrarlo dal suo core business. Nel primo caso, l'idea alla base dell'impresa si veste di competenze che la potranno veicolare verso un sereno sviluppo. E nell'altro caso, si dovrà necessariamente dipendere da qualcun altro, con tutte le conseguenze del caso. Non possiamo sottacere che, messo tutto sul piatto, le competenze abilitanti l'impresa si possono acquisire all'esterno. Non si potrà fare lo stesso con riguardo all'idea attraverso la quale si è gemmata la stessa impresa. Ma allora, dopo aver detto tutto questo, quale potrà essere la strategia vincente? Potremmo meccanicisticamente propendere per l'uno o l'altro comportamento? Beh, la questione non è di facile soluzione. Quando si avvia un'impresa, pur con tutte le assistenze del caso, che potremmo individuare in incubatori veri e propri, associazioni di categoria, consulenti vari, è quantomeno opportuno che l'imprenditore abbia acquisito almeno i primi rudimenti per condurre e orientare la propria impresa. E questo è necessario, insomma. E per rudimenti io intenderei non di certo la piena consapevolezza di tutti i fattori produttivi necessari, il totale grip sul mercato di riferimento o il pieno controllo di tutti i potenziali stakeholders. No, assolutamente no. Ci potrebbe essere il tema dell'età dello stesso imprenditore, della preparazione scolastica, delle esperienze finora maturate e così via. Potremmo andare avanti per parecchio. È però quantomeno opportuna una primordiale capacità di amalgamare i fattori produttivi necessari e di impostare una minima organizzazione che abbia sì, che abbia la possibilità di non disperdere valore.
specie all'inizio, si è soli. I problemi da risolvere sono numerosi e i margini economici conseguiti dovrebbero essere dirottati con priorità verso l'amplificazione del business. Solo in un secondo momento si potranno liberare risorse per acquisire ulteriori competenze e diluire il proprio impegno. Ma solo in un secondo momento, ricordiamocelo. Per quanto ovvio, non si hanno regole uguali per tutte le nuove imprese. Tuttavia, per ciascuna di esse, l'inizio costituisce uno dei periodi più delicati, proprio per le incertezze che accompagnano la gestione e l'assenza di storicità dei comportamenti che il mero confronto con altre realtà non sempre riesce ad edulcorare o a colmare. A prescindere dalla tipologia di business, non riterrei disdicevole se un imprenditore conoscesse le linee essenziali del diritto commerciale, del mercato di riferimento, sia in termini di acquisti che di potenziali vendite, e potesse coltivare o avesse la capacità di coltivare le giuste relazioni con i più importanti stakeholders. Per tutto il resto ci si potrà attrezzare, sì, rivolgendosi ad altri fin quando non si avrà la possibilità di gestire il tutto al proprio interno, qualora si ritenga opportuno. Un po' di sana conoscenza non annacqua nessun tipo di idea, anzi, rischia seriamente di catalizzarne la realizzabilità. Sta allo stesso imprenditore definire la pesatura, la corretta pesatura, il giusto equilibrio tra idealismo e pragmatismo. E dovrebbe essere quella più la pesatura, l'equilibrio, l'impostazione più adeguata al proprio modo di essere. E concludo sostenendo che non esiste una linea guida, ma ci deve essere una giusta consapevolezza verso quell'equilibrio che si intende opportuno cogliere. Che si intende opportuno attivare per poter far sì che la propria azienda, la propria idea possa andare in porto e magari avere la possibilità di crescere e di svilupparsi. Bene, per oggi è tutto. Io vi auguro una buonissima giornata. Avremo modo di ritornare su questo argomento perché insomma sono argomenti assolutamente interessanti e non assolutamente scontati. Intanto vi auguro un buon resto di giornata dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre, sempre vostra Ameria Radio. Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni.